Benché nella puntata andata in onda ieri 4 novembre, Alessandro Vicinanza si era detto pronto ad abbandonare la trasmissione perché Ida non ricambiava i suoi stessi sentimenti, nella registrazione proprio del 4 novembre per loro sembrerebbe essersi scritto un nuovo capitolo, quello dell'inizio della loro storia d'amore fuori dal programma. Per loro in studio, sotto gli occhi basiti di tutti i presenti, sono scesi i petali di rosa, classici che suggellano l'inizio di una nuova storia d'amore. Staremo a vedere se Alessandro da Salerno, dove ha detto di avere la sua attività di famiglia da portare avanti, sia pronto a trasferirsi a Brescia da Ida. Lì lei vive con il figlio e ha la sua avviata attività di parrucchiera. Che dire, se son rose fioriranno. Cosa ne pensate riguardo? Scrivetemelo giù nei commenti. Bye.